Nuova Velejo di Aregordi, questi appuntamenti che ne vedemo tutti i martedì, appuntamenti da chi a settimana a un martedì chi viene, se qualche di noi interessò, poi questi sono appesi là, miei dico così un po' velocemente, se poi io non vedo già se ne nota, perché ho sentito qualcosa che magari mi interessa, o vedo già se ne nota. Domani riprendono gli incontri dell'associazione Alba Letteraria presso la sala Genova della biblioteca Lercaria, Villa Imperiale San Fruttuoso. Alle 3:30 di pomeriggio, visita guidata a Villa Imperiale a cura della dottoressa Anna Bruna, ingresso libero. I Aregordi, che sostanzialmente fa la nostra Marcella Rossi Patrone, a sta attenta a suggerire quelle che sono ingresso libero, perché agli altri questa cosa che agli altri zanelli, insomma, a me piace un po' di più che quelli a pagamento, eh? Quindi possibilmente gli appuntamenti sono ingresso libero. Poi vi ho rinfresco dopo. C'è che ho rinfresco dopo, quella lì ha detto, è mia tua. E allora, giovedì 29 alle ore 17, bentornata a Porta Pila. Questa è una manifestazione dove partecipa anche la compagna. E saieva l'idea di levare a Porta Pila del Duvalè. Porta Pila è importante anche perché a Madonnina è nata a Porta Pila, è la Madonna Regina di Genova, quindi all'insegno nostro, che ne ricorda con 1637 quando è stata la proclamazione, ma ho alle missa del re a Brignole e del re a Porta che nasca. Nascaina, a porta la porta senti che passi su. Allora l'idea saieva delle valle di lì e mettila in faccia a Brignole, di modo che se che fosse passare su. Solo che questa porta qui alla stecca spusta due volte. E allora bisogna stare un po' attenti perché è prie e panna in castro in antelatra. Quindi che apria che metta quella addosso a basso e poi. E questo sono tutti sforzi. Inceprie che magari sono lì non tanto perché sono vecchie ma perché sono state sottoposte alle intemperie, agli agenti chimici del traffico eccetera eccetera, e allora bisogna fare un po' una valutazione, però paghi o comunque se già d'accordo, paghi se già d'accordo, tanto le vecchie a questa riunione qui, che sarà anche un sindaco di Sena e ci saranno poi i presidenti dell'associazione promotrici, quindi che sarà anche mia di due parole. Per fortuna che ce l'abbiamo, voglio ricordare qua semplicemente per curiosità che quando si parlava di spostare Porta Pila, a un certo momento che ha due partiti, quelli che volevano demolirla e quelli che volevano spostarla. Ha vinto il partito che volevano spostarla. Tra quelli che volevano demolirla c'era Gandolin, il famoso, che aveva coniato un modo di dire che faccia ridere, che faccia rodere, questo è un rudere da radere. Perché ho le appunto, per fortuna non sono andati a prova a questa sagacia di Gandolin, che però ne ha cacciato la gente, c'è che le manco e magari poi deviare la ova e restituire alla porta la dignità di porta. Venerdì 30, passato, presso la parrocchia della Santissima Annunziata a Piedemonte di Serra Ricco c'è un concerto della cappella musicale della cattedrale di San Lorenzo e dell'organista Luca Ferrari. In tale occasione sarà possibile ascoltare brani per organo solo sul pregevole organo Mascioni del 1911 recentemente restaurato. Quindi chi siamo alla parrocchia dell'Annunziata Piedemonte di Serra Ricco, alle ore 21 di venerdì 30. Sabato primo c'è l'inaugurazione della Fiera del Mare, un'occasione per tutti gli altri sedenti, gli altri compagni, siamo contenti perché è un'occasione un besene, tutto quello che va avanti e viene fatto con ben desena, gli altri siamo d'accordo. Vedo anche però di che sabato primo alle ore 21:15, dimmi un po' dove, capito? La Fiera del Mare è nautico. Sì, nautico. Non ho detto nautico, ho detto Fiera del Mare. C'è il 51esimo Salone Nautico Internazionale. A Feadumà. Alla parrocchia di San Rocco a Recco, non è in gioco delle parole, la parrocchia di San Rocco a Recco, sabato 1 ottobre alle ore 21, ingresso liberi, Marzari, una voce sempre viva. Che sai a me, che sai a Maria, che sai all'amico Capuro, e insomma. Parleremo di Marzari e quindi se qualcuno vuol partecipare a Recco, parrocchia di San Rocco, sabato 1 dicembre alle ore 21.
dicembre. Sabato è ova. Sabato 1 ottobre. Sono chi parli dopo, se vuoi che vedete. Ci sarà un'eventuale replica, ma ve lo diremo il 1 dicembre. Sabato unico, domenica 2 al Marina Genova Aeroporto, sapori d'autunno, mostra mercato, la riscoperta dei sapori, profumi, colori autunnali, orario dalle 10 alle 20. L'ingresso alla manifestazione e aggiunge sagacemente Marcella, il parcheggio sono gratuiti, gratuiti, perché anche il parcheggio dice vado là e parcheggio, va bene. Domenica 2 ottobre a Rossiglione c'è una giornata dedicata alla Sagra della Castagna, per questo chi c'è o meno un tempo, e lunedì 3 ottobre dalle 9 alle 12 nella Banca d'Italia via Dante, tavola rotonda, il diritto di apprendere lungo tutto l'arco della vita, una nuova università per comprendere il nostro universo, a cura del centro universitario di Hauser Genova. E poi siamo chi? Un martedì che viene, quindi martedì 4 ottobre, un cabarettista genovese, come un cabarettista genovese racconta i genovesi. E abbiamo l'amico Roby Carletta che vi accompagna, è più volte disponibile. Va bene, allora se vedete martedì che viene, chi le interessò a questi appuntamenti, o che questo fece chi, o a me lì da porta a Alessi, vi appigiamo e nota di quello che vi interessa.